Onnipotente, sempiterno Iddio, io, Suor Maria, quantunque indegnissima di stare al vostro divino cospetto, fidente però nella vostra pietà e misericordia infinita, mossa dal desiderio di fedelmente servirvi, alla presenza della Beatissima Vergine Maria, la Corte Celeste, faccio voto di obbedienza, castità, povertà, per 3 anni, nella congregazione delle povere figlie di Maria Santissima Incoronata, adoratrici perpetue del Sacro Cuore di Gesù, a norma delle costituzioni della congregazione medesima. La serva di Dio Teresa Fardella de Blasi, nata a New York il 24 maggio 1867 e morta a Trapani il 26 agosto 1957, ha vissuto tutta la sua vita con umiltà profonda e abbandono alla volontà divina davvero esemplari. Fu educata cristianamente dai genitori, in particolare dalla mamma e dalle suore dell'educandato femminile di Palermo, dove ha vissuto dopo la morte della madre. Sposa e mamma in giovane età, pur coltivando nell'anima il desiderio di consacrarsi a Dio nella vita religiosa, da subito e in pienezza vive l'ideale cristiano di amore verso Dio e verso il prossimo in ogni situazione della vita, attingendo dalla preghiera, dalla meditazione e soprattutto dall'Eucaristia la sua disposizione serena e fattiva verso i poveri, i più bisognosi, i bambini orfani e abbandonati. Chi ama Dio ama il prossimo, perché il buon Dio glielo comanda. Insomma, chi ama Dio soffre, vive ed opera tutto per amore, e la sua croce è dolce e il suo giogo è soave. La sua vita era stata un pellegrinare da una città all'altra per il lavoro del marito, militare di carriera, ma la sua bussola era orientata sempre al cuore di Gesù e in ogni città trovava il suo posto nei quartieri più poveri. Donna carismatica, entrava subito in sintonia con chi le assomigliava nello spirito e sapeva attrarre al suo ideale persone di ogni ceto sociale, dalle nobili donne delle famiglie più importanti di Mantova e di Trapani alle piccole assistite, di cui qualcuna entrerà a far parte della sua futura congregazione religiosa. Tanti l'aiutarono nell'opera di attenzione ai bisognosi che stava compiendo i suoi primi passi. Il mio desiderio di fare del bene agli altri è grandissimo e darei la mia vita per vedere un'anima crescere in perfezione. Però sento che il desiderio non è tutto ed è necessario santificare noi stessi, essere esempio di mortificazione e vera virtù, se vogliamo che gli altri siano tali. Sulla sua strada il Signore aveva posto consiglieri, confessori, uomini e donne che lasceranno tracce importanti nella storia della nostra Chiesa. Ad Alessandria incontra Teresa Grillo Michel. Anche lei, sposa di un militare, rimarrà presto vedova e si dedicherà ai poveri della città. A Mantova, Monsignor Gasoni è il suo consigliere, il suo confessore. Monsignor Gasoni è un personaggio di spicco nella anticlericale Mantova di quel tempo, sia per la sua grande cultura e bontà d'animo e di modi, sia per l'esemplarità della vita sacerdotale, tant'è che quando diviene papa col nome di Pio X Giuseppe Sarto, vescovo di Mantova dal 1884 al 1893, lo chiama a Roma come suo segretario particolare. Incontra anche il vescovo Giuseppe Sarto, che loderà la sua opera. L'abate di Santa Barbara, Monsignor Anzino,
cappellano di corte e confessore di Sua Maestà la Regina Margherita di Savoia, è generoso con la comunità di Madre Teresa Fardella e offre denaro inviato proprio dalla Regina per gli arredi della casa di accoglienza sulla cui antiporta era collocato un bel San Giuseppe con la dedica «Povera casa di San Giuseppe» e sotto «Caritas urget nos». E poi avrà contatti con Gerardo Beccaro, fondatore a Milano nel 1904 dell'Ospizio Nazionale dei Piccoli Derelitti, con Don Luigi Guanella, che a Como fondò nel 1881 i Servi della Carità e le Figlie di Santa Maria della Provvidenza. Ha contatti epistolari con Don Luigi Orione, fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza, e Don Angelo Bertasi, parroco di Volta Mantovana, che istituì la Congregazione delle Oblate dell'Immacolata, che ancora operano a Mantova. Ringraziamo il Buon Gesù di tutto ciò che può accordarci, sicuri e fiduciosi nelle mani della Santissima Divina Provvidenza. Far valere sempre l'opinione degli altri, mai la mia, pensando di essere la più vile delle creature. Sono i poveri, gli abbandonati, gli orfani, i vecchi a cui Teresa Fardella, pur attendendo i suoi doveri di sposa e di madre, rivolge tutto il suo amore, riconoscendo in essi Gesù. Furono due le comunità di sorelle dedite al servizio dei poveri che Teresa Fardella aveva istituito: le povere figlie di Maria Santissima Incoronata, adoratrici perpetue del Sacro Cuore di Gesù, a Mantova nel 1897, e le povere figlie espiatrici dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, a Trapani nel 1920. Ebbero le stesse regole e nel 1937 si unirono nell'unica congregazione delle povere figlie di Maria Santissima Incoronata e adoratrici perpetue del Cuore di Gesù. Mi inginocchiai davanti alla statua della Vergine e mi sembrò subito così bella e sfolgorante di luce, e mi sentii un forte dispiacere di essere stata così fredda e di averla così poco onorata sotto il bellissimo titolo di Incoronata. Le promisi che avrei cercato di riparare propagando, secondo le mie forze, il suo culto. Il bel nome che portano, povere figlie di Maria Santissima Incoronata, le renda degne e fedeli dell'imitazione delle virtù di Maria e specialmente dell'umiltà, dell'obbedienza, della povertà, della castità e della carità. La prima comunità nacque negli anni in cui la Fardella abitò a Mantova, alla fine dell'Ottocento. La situazione politica e sociale, da più di un ventennio si era avuta l'unificazione dell'Italia, era difficile e instabile. Molti erano i poveri per la strada, molti i bambini orfani e abbandonati e le classi sociali meno abbienti spesso afflitte da malattie mortali. Teresa Fardella abitava nel quartiere povero di San Leonardo e lì iniziò la sua opera di carità, distribuendo la minestra con l'aiuto della sua cuoca, dapprima a pochi anziani e a qualche bambina orfana. Poi i poveri bussarono sempre più numerosi e lei, Teresa, donna con famiglia, non poteva attendere completamente ai bisogni dei richiedenti. Chiese perciò l'aiuto di alcune religiose all'amica Teresa Grillo di Alessandria. Ad esse si aggiunsero altre giovani mantovane desiderose di dedicarsi al servizio dei più poveri. Fu il primo germe e l'inizio della nuova comunità religiosa, quella in via Salita, oggi via Cavriani, poi trasferitasi in via Breda dell'Acqua, ora via Conciliazione. Teresa è davvero madre sia per le persone accolte sia per le religiose che la aiutano. Sentiva dentro di sé, proprio come madre, la grande responsabilità di questa opera che continuava a crescere nel numero degli assistiti
e sentiva anche la preoccupazione di provvedere alle necessità materiali e spirituali. La madre e le prime sorelle raccontavano di numerosi episodi in cui, mancando del pane necessario per sfamare gli ospiti o del denaro per pagare i creditori, la provvidenza arrivava prontamente sotto forma di pacchi con generi alimentari o denaro nella quantità necessaria per appianare le situazioni difficili. Molte volte nelle opere di Dio il buio si fa fitto e pare di trovarci senza di Lui nell'agonia. Io non mi opporrò mai alla volontà dei miei superiori. L'obbedienza che fino ad oggi ha diretto i miei passi spero mi sarà guida fino all'ultimo istante della mia vita. Bisogna sempre ripetere «Fiat voluntas tua», perché Dio tutto dispone per il bene nostro e delle anime. Solo l'amore di Dio può darci la forza di bene operare. Niente mi sgomenti quando Dio è con me. Chi ama Dio soffre allegramente per Lui. Chi ama Dio è paziente, perché sa che il suo Dio l'ama così. Nel 1900 furono stese le prime costituzioni. Ci furono le prime professioni religiose e alle sue figlie Madre Teresa darà il nome di povere figlie di Maria Santissima Incoronata, alle quali successivamente aggiungerà il titolo di adoratrici perpetue del Sacro Cuore di Gesù. Che bellezza adorare sempre il Santissimo Sacramento! Confida sempre nel cuore divino di Gesù e adora con grande amore la Santissima Trinità che ci colma continuamente di ogni grazia. Adorazione, dolce obbligo d'amore verso Gesù sacramentato. Il fine generale delle suore è la santificazione dei propri membri mediante l'osservanza, in una vita perfettamente comune, dei tre voti semplici di obbedienza, di castità e di povertà, secondo le proprie costituzioni. Il fine poi speciale sta nell'esercizio delle opere di cristiana carità verso l'infanzia bisognosa e la vecchiaia inferma e derelitta. Può accettare anche, se gli ordinari del luogo lo richiedono, l'assistenza degli infermi a domicilio. Per l'abito si scelse una stoffa di lana ruvida, color marrone, come la terra, per indicare l'umiltà, base e fondamento della perfezione. Cucita a sacco per indicare la penitenza e il disprezzo delle vanità del mondo. Sulla tonaca uno scapolare della medesima stoffa, indice della pazienza e dell'amore. Una cuffia bianca per ricordare il candore di cui deve ornarsi una sposa di Gesù. L'aureola intorno alla cuffia doveva ricordare alle suore l'eterno premio del paradiso, l'aureola dei santi. Il rosario al fianco, amore a Maria Santissima, alla preghiera, senza la quale non vi è salvezza. Il mantello, indice del nostro pellegrinaggio sulla terra, e il velo, perché le suore vivessero in grande modestia, nascoste agli sguardi mondani. Teresa era donna di fede, di preghiera, di profonda umiltà, e quando la bufera si abbatté su di lei, nel 1906 accettò incondizionatamente la volontà dei suoi superiori, il vescovo Origo, che l'aveva sostenuta nella sua opera, la esonerò dalle responsabilità della casa, sia per la lontananza, che in quel tempo, per la malattia della figlia, la separava dall'istituto, sia per l'incompatibilità di ingerenza laica in una comunità religiosa. Madre Teresa tornò a Trapani nel 1911 e la sua sensibilità la condusse alla periferia della città. Anche qui, per tanti ragazzi lasciati soli, affittò una casa, il piccolo rifugio, per dar loro cibo e istruzione. Anche qui, riconoscendo l'impossibilità di far da sola, richiese l'aiuto proprio alle sorelle di Mantova. Con l'arrivo di giovani ragazze locali che aderirono all'ideale di Teresa di vedere nei poveri Gesù, formò una comunità
che nel 1920 divenne la seconda congregazione da lei fondata, le povere figlie spiatrici dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Nel 1900 Suor Nazarina della Croce fu incaricata di reggere la comunità delle povere figlie, divenendone superiora nel 1906. Furono anni intensi di fervore spirituale, accoglienza di orfani, di apostolato nelle varie parrocchie in aiuto ai parroci, di aiuto alla popolazione calabrese colpita dal terremoto del 7 e 8 settembre 1905. Sorgono diverse case nei paesi della provincia di Mantova. Suor Nazarena rimarrà superiora fino al 1910, anno in cui le rappresentanti delle religiose, riunitesi in capitolo, sceglieranno Suor Redenta dell'Ausiliatrice come madre generale. Avrà l'impegnativo e delicato compito di guidare e animare la comunità religiosa dell'istituto, rimanendo fedele allo spirito della fondatrice e alle finalità proprie della congregazione. Ecco la tua missione: portare gioia e pace fuori e nella propria casa. Esulta, figlia benedetta da Dio, ringrazia il tuo Signore di tante grazie a te elargite, rinnova i tuoi voti di amarlo fino all'ultimo istante della tua vita. In ogni evento ricordiamo sempre l'obbedienza ai nostri superiori che ci rappresentano il buon Dio, umiltà e purità in tutto. Ogni pena sarà nulla, perché tutto è per Dio che tanto merita il nostro amore. La lunga attività di Suor Maria Redenta, guidata da un'intelligenza vivissima e sempre sorretta da un generoso spirito di sacrificio, rafforzò la costituzione interna della congregazione, realizzando le finalità caritative, formando le numerose nuove vocazioni, aprendo numerose case per l'infanzia abbandonata anche in altre città italiane, asili, pensionati per anziani, collaborando nelle molteplici opere di assistenza e di carità del servizio pubblico. A tutte le sorelle vorrei dire che amino la carità. Tutte le altre virtù hanno valore in quanto ad essa si appoggiano e da essa ricevono alimento. Carità fraterna fra voi, carità fraterna con gli assistiti. Il motto di San Paolo che ho fatto scrivere tanti anni fa sulla porta della casa madre, Caritas urget nos, deve essere il programma immutato della congregazione. A voi può darsi che la Madonna conceda di vedere quello che a me è stato negato, portare cioè la fiamma della carità alle lontane regioni che attendono ancora l'annuncio della buona novella e la fioritura delle opere.